In Italia, come in Francia, in Cile, in India, la politica ha molte forme di espressione, di manifestazione, di associazione, di organizzazione. Ma in Italia accade qualcosa di particolare. La politica è ridotta dai mezzi di comunicazione di massa, i giornali, le radio, le televisioni, all'attività dei partiti. E così, sulle pagine dei quotidiani, nei servizi radio, nei telegiornali, buona parte del tempo e dello spazio è dedicato alla raccolta e messa in evidenza delle opinioni degli uomini di partito e alla descrizione delle loro attività. Esistono invece in Italia, come in Francia, come in Cile, come in India, molte forme appunto di politica, alcune anche relativamente nuove. Mentre la crisi di questo tipo di civiltà si approfondisce, nascono nuove forme di pensiero, di comportamento, di politica, appunto. Ora, io penso che i giornalisti, gli intellettuali, gli scienziati dovrebbero, quando si occupano di politica, occuparsi meno dei partiti e più di altre forme di associazione e organizzazione. Faccio un esempio piccolo ma indicativo. Nel dicembre dello scorso anno, un mese fa, è avvenuta a Roma la manifestazione di studenti medi e universitari e ricercatori contro la riforma dell'università del governo di centrodestra. Come è avvenuta la manifestazione? Non è avvenuta secondo le forme convenzionali. I cortei si sono disseminati nella città e soprattutto nelle vie, nelle zone di periferia, suscitando anche un interesse, una partecipazione viva degli abitanti. Hanno messo in scena una capacità immaginifica di comunicazione, in parte nuova. Sugli scudi dei manifestanti c'era la riproduzione di libri classici. I manifestanti hanno fatto dei pacchi d'oro e li hanno dati ai lavoratori del Policlinico, ai lavoratori dell'ATAC. Hanno i manifestanti usato macchine fotografiche e digitali per fare piccoli video per documentare cosa effettivamente stava accadendo.
si sono dipinti le mani di bianco per simboleggiare una manifestazione fatta di pace. E a un certo punto, quando sono venuti a conoscenza che nell'università era morto un operaio tunisino che lavorava nell'università, sono ritornati nell'università e poi nel pomeriggio sono andati a una delegazione a parlare con il presidente della Repubblica, che li ha ricevuti. E in mattinata un'altra delegazione era andata a parlare con il segretario della CGIL, e i partiti, vi chiederete voi, i partiti non si occupano di queste cose, non dialogano con i giovani, con i manifestanti, non studiano le loro nuove forme di sensibilità, di organizzazione. I partiti si truccano e fanno in televisione.